didn't even get to run. Cagarella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video per il canale YouTube. Questo video sarà un tutorial abbastanza breve perché non richiede particolarmente particolare attenzione, diciamo, particolari spiegazioni. Non sarà un video molto lungo, quindi non preoccupatevi, non andate a cagare nel frattempo perché dite che il video è troppo lungo o meno. Il video avrà in oggetto come ripulire la cache di sistema di Xbox One, qualunque versione di Xbox One, quindi Xbox One la prima, quella tipo VHS vecchio modello anni 80, Xbox One S e Xbox One X. Detto questo, devo farvi una premessa per quanto riguarda la spiegazione di cosa sia o meno la cache e perché fare questa pulizia. Dunque, la cache in pratica, per spiegarvela proprio in modo proprio mongoloide, come dico io, è un posto, una memoria in realtà, dove vanno immagazzinati tutti i dati che richiedono accessi multipli e quindi e frequenti. Quindi una cache, nella cache vanno memorizzati, che ne so, tipo le immagini che voi visitate nei siti web, i vari filmati in flash, le varie GIF, oppure che ne so, le varie impostazioni che usate per determinati programmi, i vari moduli, diciamo, di riconoscimento di alcuni siti, questa cache e altre cose. Questa cache in particolare è usata da qualsiasi macchina dotata di sistema operativo, quindi anche le console. In particolare la console di Microsoft, avendo Xbox One, avendo come sistema operativo una versione customizzata di Windows 10, però comunque Windows 10 a tutti gli effetti, utilizza anch'essa la cache come stoccaggio dati per uso frequente. La cache va ripulita perché? Dunque, se voi avete, per tre principali motivi diciamo, se avete la vecchia Xbox One, la prima, quella che ripeto per intenderci, quella tipo registratore VHS, vi consiglio di farlo una volta ogni 2-3 mesi, perché la vecchia console, avendola avuto anch'io, ha qualche problemino per quanto riguarda la gestione delle varie cose. Quindi ogni tanto, se fate la pulizia della cache, dopo la console vi dirà: oh sì, ti amo tutto, perché la rendete più veloce e più versatile da utilizzare. Se fate subito dopo aver fatto un aggiornamento software di sistema, in particolare se siete membri del programma come me, Xbox Insider, fatela sempre ogni volta che c'è un aggiornamento di sistema, perché giova alla console in pratica, perché scusate il doppio perché ogni volta che si fa un aggiornamento di sistema potrebbe capitare che qualche dato non venga sovrascritto bene. Quindi facendo la pulizia e il reset della cache, in quasi la maggior parte dei casi dovrebbe risolversi i problemi se sono legati a questo. Fatela in particolare per un altro motivo: se vedete, se la vostra dashboard, praticamente i menu di Xbox One, qualunque versione sia di Xbox One, sono un po' lenti, oppure scattano, oppure se in pratica delle app che prima funzionavano improvvisamente non funzionano più perché non riescono ad aprirsi o vi dà qualche errore strano, e anche se non si aprono dei giochi. Facendo la pulizia della cache, non dico che tutti i problemi si risolvono da questo punto di vista, però dovrebbero risolversi se sono legati al fatto che la cache è piena, perché ripeto, essendo Xbox One una macchina che usa un sistema operativo, in qualunque macchina che usa un sistema operativo c'è la cache, e la cache quando è troppo piena potrebbe causare questi tipi di problemi in qualsiasi macchina, non solo su Xbox One. Infatti a me succede anche su PC, anche sul tablet, usando che usa Windows o Android, quello che è, anche sul cellulare. Detto questo, bando alle stronze, vi faccio vedere come ripulire i passaggi precisi sulla console per ripulire la cache. Dunque, bando alle stronze, andiamo sulla console. Ecco, questa è la dashboard di Xbox One, qualunque Xbox One avete. Io in particolare ho la Xbox One X, ma è la stessa sia per Xbox One normale, la chiattona come dico io, però quella vecchia, la prima proprio che uscì, è Xbox One S. Ci sono dei menu in più su Xbox One X o Xbox One S rispetto a Xbox One Standard, scusate, ma grosso modo è quella, diciamo il 90%
5% delle diciture sono quelle. Dunque, per svuotare la cache, dovete andare esattamente se da questa pagina qui, che è la home page della dashboard, cliccate, sul tasto del pad, con logo Xbox, e andate, su, impostazione. Adesso o lo trovate qui nel menu principale, oppure se non lo trovate, perché questo praticamente vi mette i collegamenti che usate più spesso, quindi giochi, app, impostazioni, quello che usate più spesso, oppure scrollate verso destra fino a quando non andate sulla rotellina dell'ingranaggio, scendete su impostazioni. Cliccate su impostazioni, da qui dovete andare su sistema, vedete c'è account, personalizzazione, rete, dovete andare su sistema. Su sistema dovete andare, innanzitutto controllare se la vostra console è aggiornata, quindi fate aggiornamenti e download, controllate e vi dirà se la console è aggiornata o meno. Se la console è aggiornata, questo è il Canide che ho io, quindi non ci fate caso. Se la console è aggiornata, non vi preoccupate. Se la console deve fare l'aggiornamento, fatelo fare, poi il passaggio per svuotare la cache lo fate dopo. Dunque, andate in energia e avvio. Ho fatto controllare, perché è importante vedere l'aggiornamento. Andate in energia e avvio, andate su spegni e riavvia. Cliccate su spegnimento completo. Io adesso non lo faccio perché devo farvi vedere alcune cose, però comunque una volta cliccato su spegnimento completo, aspettate che la console si spegna del tutto, si spegneranno anche eventuali hard disk esterni, dispositivi che avete collegati alla console. Una volta che si è spento il tutto, vi consiglio di fare questo, togliere la spina dell'alimentazione della console dalla presa per circa 10, 15, 20 secondi, 30 al massimo. Di solito bastano 15 secondi, però voi comunque se avete dei dubbi fatelo per 30 secondi. Aspettate questo, rimettete la spina e riaccendete la console e la cache è svuotata. Da questo, e dovreste notare dei miglioramenti se avete avuto dei problemi che vi ho elencato prima. Oppure ci sarebbero altri modi, questo è il modo più, diciamo, più sano per la console. Farlo direttamente dai menu della console, dalla dashboard, ci sarebbero anche altri modi. Un altro modo è quello di, adesso torno sulla home page, un altro modo è quello di andare sulla console stessa, fisicamente proprio, mantenere premuto il tasto di accensione, quello davanti alla console, quello che reca il logo di Xbox, lo stesso tasto che avete sul pad. In pratica, quello è comune a tutte le versioni della console Xbox One, mantenerlo premuto per circa una, fino a quando non si spegne del tutto, non sentirete dei due beep, dovrebbe essere circa una quarantina di secondi massimo l'operazione, quindi e dopo riaccenderla, dopo aspettato però sempre i canonici 10-15 secondi dopo lo spegnimento completo, oppure il metodo più brutale, che potrebbe anche causare qualche danno alla console, però, quindi occhio. Questo lo dico anche perché voglio ribadire che io non mi assumo nessuna responsabilità per quanto riguarda eventuali problemi dovuti alla pulizia della cache, perché questa è una guida che trovate su YouTube, come ne trovate a centinaia di migliaia che vi diranno le stesse cose che dico io, quindi è un procedimento che è standard, poi a qualcuno può andare storto, a qualcuno no. A me personalmente non ha mai dato nessun tipo di problema, neanche il metodo brutale, però comunque che vi andrò ad esplicitare adesso. Però voi comunque tenete presente che io non mi assumo nessun tipo di responsabilità, come tutti quelli che fanno queste guide, non si assume, che è ovvio che sia così. Allora, il metodo brutale è questo, in pratica staccate, è una stronzata però è vero, staccate completamente la spina direttamente dalla presa, anche a console accesa, anzi dovete farlo a console accesa perché altrimenti non si resetta nessuna cache, staccate la spina, aspettate una trentina di secondi e poi ricollegatela. Questo metodo probabilmente è quello più, diciamo così, più efficace dal punto di vista della pulizia della cache, però è quello più pericoloso, tra virgolette, per la console, perché staccare la spina all'improvviso, soprattutto se non avete, anche se comunque le console Microsoft sono fatte con una certa qualità, quindi sono fatte per prevedere questi tipi di interruzione momentanea, però può succedere qualsiasi problema, quindi io vi consiglio sempre di fare il metodo precedente. Se proprio non avete nessun risultato, provate anche questo. Però vi ripeto, fatelo solo nei casi che vi ho elencato prima, se avete problemi vari nella dashboard, se avete fatto un aggiornamento software di recente, oppure se avete notato che la vostra Xbox One, primo modello, quella tipo VHS, incomincia a perdere colpi in varie situazioni.
Detto questo, cagarello a tutti. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e fatemi anzi conoscere se volete. Se non vi è piaciuto, la cash vi sfonderà il vostro ano interiore. Quindi, arrivederci, grazie e buon Natale a tutti. Ciao ciao!